Civil Week 2024, siamo a Vignate, in questo bellissimo comune dell'Interland milanese, in cui c'è un comprensorio utilissimo in cui le famiglie mandano i bambini dal nido fino alle medie. Siamo qui in compagnia con due assessore, assessore ai servizi sociali alla persona e l'assessore all'istruzione e alla cultura. Parto subito da lei per chiederle di che cosa stiamo parlando, cosa siamo venuti a fare oggi qui. Buongiorno a tutti, io sono Silvia, grazie intanto per la vostra presenza e sono felice di poter essere qui anch'io oggi per questo bellissimo appuntamento dal titolo appunto Puliamo il Mondo. Vignate partecipa sempre a questo tipo di attività all'interno anche della Civil Week su tutto il territorio della Martesana e di Milano e della città metropolitana, e quindi oggi siamo qui proprio per condividere con tutti le famiglie, i bambini, i giovani che vorranno aderire questo bel momento di comunità, di condivisione per prenderci cura dei nostri luoghi. In particolare oggi ci occuperemo di due parchi presenti all'uscita di diversi punti della scuola, e quindi abbiamo proposto appunto anche quest'anno questa bella attività per avere cura dei nostri luoghi, curarci del nostro ambiente e di stare insieme. Quindi andremo a fare un po' di pulizia. Esattamente. In collaborazione con la LAG, la Libera Associazione Genitori di Vignate, che devo dire che in queste iniziative, ma anche in altre dedicate sempre al supporto alle famiglie, si prodiga sul nostro territorio ormai da 10 anni, perché l'anno scorso abbiamo festeggiato il 10° anno di LAG. Quindi diciamo che istituzione insieme alla cittadinanza attiva con il grande supporto del volontariato. Non è la prima volta che partecipate alla Civil Week, giusto? No, non è la prima volta che ci proviamo, perlomeno, perché la prima era stata proprio quando, nell'anno del lancio della Civil Week, che doveva essere quella del 2020, per cui avevamo anche costruito un'iniziativa per fare un pedibus da record, l'avevamo chiamata, proprio per incentivare una mobilità sostenibile e anche salutare proprio nell'andare a scuola da parte di tutti i bambini. Pedibus è un servizio che abbiamo attivo da anni, devo dire che a ondate si è ripopolato e si è svuotato, e l'idea era proprio quella di incentivare, di far vedere la piacevolezza anche di andare, un po' di promuovere l'autonomia, un po' di promuovere la salute, e poi di far vedere appunto che c'è un servizio che va incontro anche a delle esigenze dei genitori sul nostro territorio. Grazie mille, buon lavoro e buona Civil Week. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.